Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Una Via Crucis diocesana per non dimenticare quanto accaduto su queste spiagge. Sì, noi abbiamo molti motivi per essere qui. Innanzitutto per non dimenticare, per pregare, per assumerci le nostre responsabilità, per chiederci davanti alla parola di Dio che cosa abbiamo fatto in questo anno, per fare in modo che questa tragedia non passi senza lasciare una traccia positiva dentro il tessuto della nostra vita. E anche per, in un certo senso, levare un grido, no? di profetico, di disdegno, perché le condizioni mondiali non sono cambiate. Non sono cambiate, nel Mediterraneo la gente continua a morire, il cimitero si è allargato. Dopo i fatti di Cutro, tanti uomini e tante donne hanno trovato la morte mentre cercavano la libertà. Quindi siamo venuti qui per camminare sulle orme di Gesù, e proprio camminando sulle orme sue ci rendiamo conto che noi dobbiamo cambiare, e noi credenti dobbiamo dare il nostro contributo importante, perché le parole guida che il Papa nel suo magistero ha dato chiaro, che sono quattro, no? Accogliere, difendere, promuovere e integrare. Quindi ci dobbiamo dar da fare perché questi quattro atteggiamenti strutturino innanzitutto le nostre comunità e siano anche un segno profetico per il mondo.